In Abruzzo, buona parte degli oltre 20.000 ettari dei rimboschimenti a pineta avviati anche 100 anni fa mostrano un precario stato di equilibrio fisico e biologico, con il rischio di incendi e diffusione di parassiti. L'obiettivo del progetto Morina Bio, del Consorzio Energia e Territorio, è proprio quello di diradare queste pinete, favorendo la crescita di latifoglie autoctone, e di rendere sostenibile l'intervento vendendo il legname come cippato, buono per alimentare gli impianti a biomasse. Noi vogliamo sostituirci alla natura da questo punto di vista, ma guidare un processo naturale, quindi nessun disboscamento, nessun trauma, ma un passaggio graduale che ci vorranno 20-30 anni, non è una cosa immediata, in cui passeremo da questi popolamenti di conifere ai popolamenti di latifoglie autoctone. Per quanto riguarda i costi, questo è un argomento molto complesso, perché noi abbiamo fatto una sperimentazione su piccola scala. I risultati quali sono? Che indubbiamente il costo è insostenibile da un punto di vista economico, è sostenibile da un punto di vista ecologico, ma non da un punto di vista economico. Questo dovrà essere verificato su vasta scala, a livello di bacino. Il convegno all'Aquila ha inteso fare il punto dopo il primo intervento sperimentale al Passo delle Capannelle nel Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga. Finanziato dalla Regione Abruzzo con 200.000 euro, sono state rimosse 200 tonnellate di una pineta artificiale vecchia e malata, il 45% del totale, con la certezza che tra 3 anni, negli spazi diradati, comincerà a crescere una nuova foresta di roverelle, lecci e altre latifoglie. Il progetto, che è di 200.000 euro, è stato indirizzato nella sperimentazione di nuove tecniche di esbosco, di taglio e di valorizzazione, diciamo, del legname delle pinete abruzzesi. Pinete abruzzesi che hanno da sempre un solo scopo, hanno avuto, era quello di difendere il suolo dall'erosione e di preparare l'invasione di specie indigene, ossia la rinascita di nuovo bosco.